In diretta dal comune di Procida, lo ricordiamo, capitale della cultura italiana 2022, con il sindaco di Solofra, il sindaco Michele Vignola, lo possiamo dire, il nostro sindaco direttore. Sindaco Vignola, siamo qui per un percorso, naturalmente, gli itinerari da Fiabba di Giambattista Basile, alla riscoperta della tradizione napoletana del Seicento. Un progetto che vede il comune di Montoro, capofila, e altri quattro comuni, tra cui il comune di Solofra. Ma proprio dal comune di Solofra partirà il primo itinerario da Fiabba. Sì, il 27 marzo abbiamo voluto fortemente questa alleanza tra Montoro, Solofra, Bracigliano, Calvanico, e siamo molto, molto soddisfatti che il nostro progetto sia arrivato primo nella graduatoria dei POC regionali. Siamo qui a Procida, capitale della cultura, come avete detto, santo patrono San Michele Arcangelo, l'abbiamo in comune con Procida, quindi siamo molto orgogliosi di avere oggi questo palcoscenico, questo comune di Procida che ci accoglie con il sindaco e con l'assessore alla cultura e al turismo. Io sono qui insieme all'assessore alla cultura e al turismo del comune di Solofra, la dottoressa Maria Angela Vietri, e al vice sindaco Maria Luisa Guacci. Il progetto è stato premiato perché ha un'idea vincente, quindi se mi consentite posso anche tracciare quelli che sono gli aspetti principali di questa idea vincente. Innanzitutto nel progetto abbiamo attività formative perché c'è il coinvolgimento di un forte partenariato, università, e parliamo dell'Università di Salerno, scuole, le scuole dei rispettivi comuni, le associazioni del territorio e le imprese, le attività. Quindi formazione in questa prima fase e poi valorizzazione delle tradizioni locali. Quindi tradizioni locali che vengono valorizzate proprio attraverso le fiabe di Giambattista Basile, e quindi Bracigliano, Docet, da questo punto di vista. Queste fiabe poi rappresentano il punto centrale dell'evento che ci sarà in ogni realtà. L'evento serve a mettere in sintonia e in sinergia appunto le tradizioni locali, collegano con gastronomia, con i percorsi di montagna, con le bellezze storico, artistiche, archeologiche del nostro territorio. Quindi per attrarre un turismo, anche nuovo, diverso, tant'è vero che c'è la riscoperta dei sentieri naturalistici, e dopo qui vengono coinvolte le associazioni che tanta attività, e noi abbiamo a Solofra diverse associazioni in tal senso che svolgono questa attività, come la Proloco, come la Sbecuso, non vorrei mancare perché ci sono anche altre associazioni. E il territorio ha le strutture ricettive e di ristorazione per accogliere questi turisti che verranno, e infatti in queste occasioni ci saranno questi ristoranti, queste attività di ristorazione proporranno i menù da fiaba, selezionate dallo scrittore e giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. Ringraziamo il sindaco Michele Vignola, sempre preciso e puntuale su questi eventi. Grazie sindaco. Grazie.